Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Durante un evento in una scuola del Messico, uno studente fa un breve video. Durante la registrazione, il ragazzo non si accorge che, oltre a riprendere i suoi compagni, riprende anche qualcosa di inquietante e di spaventoso. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. Si mormora che in questa fabbrica accadrebbero delle cose davvero strane. Un giorno, un operaio della fabbrica, mentre svolgeva il suo lavoro, notò qualcosa di strano muoversi vicino a un macchinario. A quel punto l'operaio decide di tirare fuori il suo smartphone e riprendere quell'evento. Ciò che viene ripreso è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Durante una svendita in un mercatino dell'usato negli Stati Uniti d'America, una famiglia acquista questo pupazzo. La famiglia lo porta in casa sua. Da quel giorno incominciano a succedere molte cose strane. Reputando colpevole proprio il pupazzo, la famiglia decide di installare una telecamera di sorveglianza per riprendere il pupazzo. Ciò che viene ripreso ha dell'incredibile. Questo è ciò che è stato filmato. Due ragazzine stanno guardando la televisione di casa quando, ad un tratto, la telecamera di sicurezza installata in quella stanza riprende questa bambola seduta su un divano che incomincia a muovere la sua testa come se fosse manovrata da un'entità invisibile. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. A causa di un incidente, questa macchina prende fuoco. Sia il guidatore che i passeggeri sono salvi. Un uomo che passava di lì proprio in quel momento scatta una foto. Rivedendo poi la foto con più accuratezza, nota un particolare davvero agghiacciante. Nell'auto in fiamme sembra che ci sia qualcuno dentro. Cosa alquanto strana, visto che sia i passeggeri che il conducente sono stati portati in salvo. Quindi, chi è quella persona che è rimasta nell'auto? Questa foto è stata scattata in una piscina di un hotel. Sembra che dalla foto, oltre alla ragazza in piscina, rimane impressa la figura di questa ragazza con i capelli lunghi e una veste bianca addosso.
La stessa rimane lì immobile a fissare la ragazza in piscina e dall'aspetto non sembra proprio essere un essere umano. Un investigatore del paranormale entra in una casa abbandonata per investigare su alcuni strani fenomeni che accadrebbero proprio in quel luogo. Una volta entrato, i fenomeni non si fanno attendere. Ciò che riprende è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Bismillahirrahmanirrahim. Yamma! بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يابا بسم الله. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao.